tengo Dante, mi piace Dante, ho scelto Dante, mi tengo Dante, mi piace Dante, mi è apparso Dante, mi tengo Dante. Uh-huh. Tommaso? No. Tommaso è bello, dai. Ma Tommaso è in sovrappeso. Ma sei appena nato. Ma no, Tommaso è una palla che rimbalza. Ma dove? Guarda, Tom, oh, passa. Tom, 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 Tommaso. L'hai sbagliato? Sei incastrato? Nel canestro? È in sovrappeso. Ma poverino! Tommaso non va bene. Rimanere nella tradizione, perché mio padre spinge. Chiamalo come il nonno. Chiamalo come il nonno. Plauto. Antonio. No, mio nonno Plauto si chiamava. Antonio. Mio nonno Plauto si chiamava, mio nonno Plauto. Antonio vuol dire no, Antonio. Fammi una domanda. Hai del Carcadè? Fammi una domanda. Quali sono i Pirenei? Quali sono i Pirenei? Ma fammi vedere. Quelli col frac. Sì, non ho capito. Te mi dici sternocleidomastoideo, e io non posso dire quali sono i Pirenei. No, perché... Indicali, devi indicare. Vediamo se li vedo. Vediamo. Li vedi? Antonio. Vedi, giusto? No. Guarda. Antonio bene. Antonio vuol dire no. Ma come Antonio vuol dire no? Dammi 20 centesimi. Antonio. Dammi 5.000 euro che mi devi. Antonio Nunez, negazione assoluta. Ma cosa vuol dire? Anche il cognome, vero? È un rafforzativo. Antonio. Antonio. No. Antonio. Scusa, facciamo un attimo una... Per sapere, voglio vedere se la teoria funziona. Come ti chiami? Stai mangiando un caperdone impanato. No, è un ascesso che si sposta. Fa niente, finisce, non c'è problema. Come ti chiami? Mario. Mario. Mario cosa? Mario non va bene. Perché no? Perché è una chiave che entra e non si apre. Guarda, Mario. Ah, Mario. Se non si apre la porta, dove lo vedi tuo figlio? È Mario. Anche Mario, di corsa. È Mario. Ah, Mario. E Mario non va bene. Come ti chiami tu, signorina, scusami? Cinzia. Cinzia cosa? Cinzia invece... Cinzia. Però Cinzia, guarda, Cinzia, stai camminando in ciampi, guarda. Cinzia. E poi in ciampi sulla porta rotta. Cinzia, Mario. Ma cosa vuol dire? Non era mica che... Signora, come si chiama, per favore? Loredana. Con meno arroganza, però. Loredana è un po' buttato lì così, effettivamente. Però Loredana è... sta nascendo! Cerca le chiavi della macchina. Loredana... Corri, Cinzia, Marco! Non lo so, non sono ancora convinto. Come ti chiami tu, scusami? Sì. Rocco? Sì, è di Trento lui. Rocco, non è, sì. Nome normale. No, perché i tuoi amici bastardi hanno fatto lui. Però Rocco è un nome normalissimo. Anzi, sinceramente, se non avessi il papà che si chiama Rocco, l'avrei chiamato Rocco mio figlio. Caso. No, Rocco è bello. Rocco, cosa hai da dire su Rocco? Rocco è un punto alla fine della frase. E oggi io me ne vado, mi porto via tutto. Rocco! Deciso! Bravo! Grazie. Inizio a capire il meccanismo qua. Bravo, Rocco. Rocco è uno deciso, preciso. Vuoi... Non lo so, se tu te la senti, se no io posso... C'è qualcuno che ha un nome un po' fuori dal comune? Come? Mida? Mita. Mita, ciao. Mita. Mita è un saluto. Dai, Mita. Mita da dove viene? Che origine ha? Che origine ha, Mita? Vietnam? Mita? Vai a cercarti. Me ne vado a fare il culo 5 minuti e torno. Che bello. Dai, vieni a tutti gli spettacoli per fare questa battuta fantastica. Dai, giusto un altro paio, un nome un po' particolare. Ramona. Come? Oh. Ramona spacca. Guarda la scena, ci presentiamo, guarda. Ciao. Io sono Flavio. Io Ramona. Oh. Ramona. Ramona sa di... Più che un nome, effettivamente, Ramona sa di una condizione. Oggi sono proprio Ramona. Ramona! Andiamo a ballare? Sì.
Entri tu, Ramona, i capezzoli, gli orecchi attaccati. No. Quando entra nei locali c'è l'occhio di bue. Così, ma chi è? È Ramona. Così entra, bello, pago Ramona un biglietto. Bello. Ma va, siete in tre. Chi? Tu e i tuoi due capelli. No, ma smettila. Ce n'abbiamo l'ultimo? Che... Giacinto. Tu ti chiami Giacinto? Giacinto, però non è così strano Giacinto. È un paio di ciabatte infradite. Con la sottoveste, cioè... e la coperta. Come? Sì, io Superman mi chiamo. Gordon, a letto è un casino, eh. Tu sei, scusa, la sua fidanzata? Ma a letto è Flash Gordon veramente? Non lo so. Yes, no! Chi è, cazzo, è Gordon e l'uomo invisibile insieme, cioè. Vabbè. Bello Gordon però. Gordon! Andiamo?